Cara gente di Screen World, benvenuti nel nuovo video della rubrica Dentro la scena, in cui analizziamo insieme la sequenza di un film per scoprirne segreti, retroscena e significati più o meno nascosti. Oggi parleremo di un film uscito qualche anno fa, ma che è riapparso di nuovo agli occhi dei cinefili perché è presente nel catalogo Netflix a colpire con la potenza delle sue immagini. Mettetevi comodi e cominciamo ad addentrarci nel mondo di The Lighthouse. Prima del vichingo e barbarico The Northman, il regista Robert Eggers ha realizzato questo curioso horror metafisico, interpretato da Robert Pattinson e William Dafoe nei panni di due marinai incaricati di custodire un faro in uno sperduto angolo del mondo. Due uomini senza nome e identità, un luogo impreciso e il fato che li abbatte perché, e sarebbe difficile immaginare il contrario, un faro isolato dal mondo nel pieno di un luogo popolato di buio, freddo e nebbia, magari di qualche rado animale, come potrebbe non portare alla pazzia. Uno dei motivi, anzi forse il motivo principale per cui The Lighthouse ha attirato così tanto l'interesse e la curiosità degli appassionati è nella sua scelta stilistica, che si rifà direttamente al cinema muto e alle avanguardie storiche tra gli anni 20 e 30, soprattutto Gardien des Phares, film del 1929 del francese Jean Grémillon, di cui Eggers realizza in pratica una specie di remake, anche in termini narrativi. Il tipo di bianco e nero a tratti contrastatissimo, altrove invece più vicino alla monocromia, il formato dell'immagine quasi quadrato, il modo complesso di costruire l'inquadratura e soprattutto la necessità, comunicando per immagini particolarmente espressive e significative, di lasciare a loro l'evolversi del racconto, costruendo un'atmosfera più che un intreccio, seguendo la crescita della follia assieme alla crescita della tensione visiva. Proprio per l'espressività ricercatissima e studiata delle scene e delle sequenze, il film sembra giocare di accumulo con gli elementi grotteschi, simbolici o allegorici del racconto, che prendono sempre più spazio perché sempre più spazio hanno nella mente dei personaggi, soprattutto del giovane, per esempio il gabbiano che farà una brutta fine, la sirena vera o immaginata, le creature che si agitano negli abissi e poi il faro, quel titano che fa da guardia ai loro incubi e che nel giovane diventa il simbolo da abbattere, identificato quindi con il vecchio dalla parlata shakespeariana, opposto per tempra e indole al suo compagno. In questo tour de force stilistico e orrorifico, che chiede allo spettatore di fidarsi completamente dei suoi occhi per godere del film, allora forse vale la pena tornare all'inizio, alla sequenza di apertura della pellicola. Dopo il titolo compare un'immagine di grigio densissimo, una ventina di secondi di nebbia che si dilata appena a mostrare in campo lunghissimo una sagoma. È quella della nave che sta approdando in quel lembo perduto, in cui vediamo i due naviganti di spalle guardare a terra e non riuscire a vedere altro che un piccolo puntino di luce che compare ritmicamente, il faro appunto. Il suono è come un muggito sordo, un basso continuo che contribuisce all'atmosfera già distorta e inquieta. È la sirena del faro che sta già cantando la sua condanna. I protagonisti si avvicinano al faro, costeggiando la scogliera e poi addentrandosi nella brughiera, ed Eggers li inquadra con inquadrature lunghe, larghe e fisse, come a incorniciare un destino già evidente dall'avvio di questa storia, geometricamente implacabile, tanto che sia la linea dell'orizzonte quanto quella di fuga in cui incrociano i due precedenti custodi che paiono non vedere l'ora di andare via. Giunti di fronte al faro e alla casa, i due si bloccano e il giovane fissa un punto davanti a lui con malcelato rimpianto. È la nave che li ha portati e che sta andando via. Come era apparsa, è scomparsa nella nebbia. Quella continua foschia sembra una metafora del film. Sembra dirci: capire ciò che vedrete d'ora in poi è meno importante del fatto che vi appaia. Fidatevi dei vostri occhi, non della vostra mente.